Buonasera. Eccoci qua. Eccoci. Per il nostro terzo appuntamento, se non erro, con i libri di Sonia. Sì. Di Sonia. E a questo punto io mi trovo costretta, visto che lo vedete qui accanto a me, mi trovo costretta a fare una confessione. Prego. E nelle due puntate precedenti, nella prima c'ero io con la dottoressa nutrizionista Stallone, Tiziana Stallone, e ha ricevuto molti consensi. Nella seconda è apparso questo ragazzo qua che si chiama Alessandro Boero, e mentre io parlavo di un libro molto 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 carino, molto interessante, che si chiamava Invidia il prossimo tuo di John Niven. Bravissimo. Zan. Grazie. Invidia il prossimo tuo di John Niven. Lui mi ha parlato di un libro ancora libro più minore, bello, okay, di Nino Frassica. E ragazzi, ha avuto molte più visualizzazioni di me da sola, quindi a questo punto mi trovo costretta a condividere questo mio spazio con Alessandro Boero. Andando al dunque, io consiglierei questo libro, che a me è piaciuto moltissimo. Questo libro si chiama Come fermare il tempo ed è di Matt Haig, come si legge? Matt Haig. Ok. E di cosa parla questo romanzo? Questo romanzo parla di quello che accadrebbe a ciascuno di noi se improvvisamente dimostrassimo 40 anni, ma in realtà ne avessimo 400. Ecco, quindi... Che vuol dire? Vuol dire che il protagonista di questa storia ha una patologia che fa sì che invecchi molto 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 lentamente. Detta così sembrerebbe essere il desiderio di tutti, ma in realtà noi ci accorgeremo con questo libro che questo che è il desiderio di molti di noi in maniera un po' utopistica, anzi un po' tanto utopistica, comporterà una serie di problemi, perché quest'uomo vedrà andarsene le persone che ama, vedrà invecchiare e morire la propria compagna, e quindi in qualche modo sarà costretto, per una serie di vicissitudini che ora non vi sto qui a dire, a dover cambiare esistenza, a dover cambiare vita, a dover cambiare lavoro, a dover cambiare città ogni 20 anni. Ma perché questo libro? Perché in realtà io mi rendo conto, standoti accanto, sì, che il problema del tempo è un problema che non è solamente più femminile, cioè del passare del tempo, delle rughe, cioè, ma è un problema anche maschile. Assolutamente. Specialmente sì. Tuo. Mio sì, perché in realtà io ho 42 anni e me ne sento 420. Tu il contrario. Io il contrario. Tu il contrario. E ma aggiornate, eh? Beh, ovviamente. Oggi tante. Oggi senti mille anni. Sì, sì. E a proposito di questo, mi sembra allora, quindi ti ho interpellato, hai fatto parte di questo nostro momento. Assolutamente sì, perché qua parliamo di come fermare il tempo. Se volete fermare il tempo, dovete vivere una vita come quella di Patty Pravo. Ecco, io consiglio vivamente La cambiò la vita, che di Patty Pravo è la sua autobiografia. Perché hai portato il libro? Perché sì, perché lo sto consigliando. Però avevamo detto che io le consigliavo il libro, tu eri con me perché piaci alle persone, sei simpatico, però, sei dolce, sei buffo. Però seguono, però non pari. No, ma ti do tre parole. Tre parole, non leggo niente. Ecco. Però Patty Pravo è una diva millenaria che non ha età, che cammina sulle acque. E quindi, di che segno è Patty Pravo? Patty Pravo è Ariete. Ok. E Ariete è una signora che ha compiuto 70 anni, però se leggerete questo libro scoprirete che di vite ne ha vissute anche 7-8. Come lei, come lui. Esattamente. Questo pezzo è molto bello perché Patty racconta di quando a 14 anni tornò a casa con i nonni con cui era cresciuta, e racconto loro che quella mattina invece di andare a scuola era andata a fare l'amore per la prima volta. E lei con una grande naturalezza disse: dove sei stata a fare l'amore per la prima volta? Disse al nonno. È stato bellissimo e rincarò la dose. Se non vi spiace, oggi pomeriggio, invece di tornare a scuola, lo rifarei. E ricorda questa cosa, ma lo racconta con una leggerezza. Come di dire, che no? Cosa ti ha colpito di questo? Mi ha colpito perché, insomma, Patty è del insomma, una signora che è del 47. Mille. No, del 1000 avanti Cristo. Comunque, nel 47, quindi se facciamo il conto, più 14 siamo nel 60. Inizi anni 60. E voglio dire, nei primi anni 60, tutta questa libertà, il 68 era ancora lontano, quindi insomma tutta questa emancipazione. Lei nel 60 aveva questa libertà e questa emancipazione. Sì, tu nel 2018? Io niente. Io ho fatto. Non c'è evoluzione, c'è involuzione. Concluderei con ho questo. Ho avuto un passaggio, un passato colorito, ora basta. Ok, concluderei con questo. E ragazzi, se voi mi fate la cortesia di visualizzare di più i racconti dove sono io da sola, questa macchietta, diciamo, questo siparietto. Ora ti macchio la maglia. Questo siparietto ve lo eviteremo la prossima volta. Comunque, come fermare il tempo? Come fermare il tempo? Matt
Haig. E fatemi sapere se lo leggete, se lo comprate, se lo trovate, se non lo trovate, insomma, eccetera. E poi la sera, quando no, avete, sai, quel momento prima di dormire che uno dice oddio, non capisco bene quello che leggo, fatti bravo, la vita la cambio io, la vita, che è un libro molto bello, ma è facile, facile. I'm in love with the shape of you.